Bene, allora intanto mi presento, ci siamo già conosciuti quasi tutti, sono Stefano Peloso e sono qui per queste lezioni. Io vengo da un percorso particolare, nel senso che ho fatto agraria prima, veterinaria, ho lavorato nell'azienda di mio padre fino a 25 anni, poi una parentesi lunghissima. Non mi sono occupato di agricoltura per moltissimi anni e qualche anno fa mi è venuta la nostalgia, diciamo, oppure il lavoro che facevo non esisteva più, per cui alla fine mi sono rimesso in campo proprio e ho cominciato ad occuparmi di queste cose, però puntando tutto sul biologico e su esperienze simili o che vanno anche oltre il biologico. Comunque, l'altra cosa che parallelamente sto facendo è l'attività nelle Transition Town, il movimento delle città in transizione, è nato in Inghilterra qualche anno fa e ho cominciato a lavorare all'interno di questa organizzazione come facilitatore. E quindi un po' delle cose, delle esperienze che faremo anche in questi giorni è proprio rivolta alla facilitazione dei gruppi, no? A come trovare dei meccanismi che ci permettano di discutere, di elaborare delle proposte, di creare dei risultati materiali concreti. Quindi alcune cose che io dirò poi sono le mie opinioni personali, che nascono proprio dal lavoro che faccio in questa organizzazione, che vi presenterò brevemente oggi e che vedremo magari nello specifico tra un paio di giorni. L'argomento è la sostenibilità in agricoltura, no? E quindi partirei proprio dal discorso della sostenibilità. Dobbiamo avere chiaro che cos'è, no? E che cosa possiamo fare. Quindi ho messo insieme questa breve presentazione per cercare di definirla bene innanzitutto, no? Cioè, sostenibilità significa vivere in modo confortevole e pacifico entro i limiti posti dalla natura. Fondamentalmente è questo. E più in generale, diciamo che però un processo sostenibile è un processo che può essere mantenuto all'infinito e quindi diventa più complesso, perché tutte le nostre azioni devono essere viste, no, con un tempo di lungo periodo. E quindi bisogna valutare bene le cose, perché parlare di sviluppo sostenibile è un ossimoro, è una contraddizione in termini. Qualsiasi elemento che noi prendiamo in considerazione che è in sviluppo, prima o poi arriva al punto di non essere più sostenibile. Cioè, prendiamo la popolazione umana, poi la vedremo, cioè ha un tasso di crescita molto lento, però poi dopo qualche migliaio di anni ci ritroviamo ad essere un po' troppi sulla Terra. Quindi parlare di sviluppo sostenibile è un po' una contraddizione, no? Proprio perché soddisfare i bisogni di oggi senza compromettere le possibilità delle generazioni future diventa sempre più difficile. Possiamo fare anche questo tipo di distinzione come sostenibilità, una sostenibilità sociale, quindi equità e giustizia sociale, una sostenibilità economica, no? Perché comunque le cose si devono sostenere da sé, e una sostenibilità ecologica, ma vista da un punto di vista dell'agricoltura, no? O dei consumi alimentari più in generale, la distinzione è questa. Una sostenibilità ambientale che gestisce e conserva le risorse naturali. Ed è quello che non stiamo facendo. Poi dopo lo vediamo meglio. Una sostenibilità sociale, equità e pari opportunità. Cioè il diverso reddito della popolazione mondiale mette delle popolazioni in condizioni di estrema povertà, mentre altri consumano a dismisura. E poi c'è la questione economica, e questo è molto importante, perché qualsiasi attività agricola si deve sostenere, no? Quindi avere un'efficienza e una redditività che permetta di portare avanti questo lavoro.
Tra le cose che interessano l'agricoltura ci sono alcuni elementi in particolare, no? da considerare come sostenibilità. L'acqua è uno di questi. No? Viviamo in una terra, in un pianeta che è acqua per la maggior parte, però in realtà di questa acqua vedete che noi ne abbiamo a disposizione pochissima. Il 97% è salata, di quel 3% di acqua dolce la quasi totalità è ghiaccio da una parte o acqua di falda molto profonda e quindi inutilizzabile, di quello 0,3% noi ne possiamo usare poi una piccola parte. Quindi anche l'inquinamento dell'acqua, no? L'inquinamento delle acque, delle falde, è una cosa da considerare molto attentamente, perché ci stiamo mangiando proprio quel po' che abbiamo a disposizione. Se andiamo a vedere poi meglio nei dettagli, vedete che anche la distribuzione dell'acqua è molto particolare, nel senso che ci sono alcuni paesi, quelli in azzurro, in blu scuro, che ne hanno a disposizione buone quantità rispetto al numero degli abitanti, e altri che invece hanno dei grossi problemi, e sono la maggior parte. Non parliamo di quelli in giallo, che sono già oltre. No? E poi vedete come l'uso è così poco distribuito. I 9 paesi maggiori consumatori d'acqua ne utilizzano il 60%. Quindi viviamo proprio delle disparità altissime e fortissime. Per non parlare poi dell'uso che si fa dell'acqua. A livello mondiale il 70% dell'acqua che viene consumata è acqua che viene usata per l'irrigazione. Quindi è un fattore molto importante, perché in moltissimi paesi se manca questa crea grossi problemi, soprattutto se andiamo a vedere questa distribuzione. Questi sono dati vecchi, ma sono questi i dati in realtà. Vedete, in Africa all'irrigazione è destinato l'84% dell'acqua disponibile, ed è una quantità enorme, no? Proprio perché le condizioni sono poi particolari. Mentre vedete che in Europa la quantità maggiore è destinata all'industria. Quindi questo divario si accentua poi sempre di più, perché sono magari quei paesi che hanno anche maggiori problemi di disponibilità di acqua. Se ne devi usare una quantità così grande per l'irrigazione, la devi poi togliere alle altre attività. Scusatemi. Spengo così. E soprattutto le stime sono di un uso sempre maggiore. No? Continuare a produrre in terreni o in climi particolarmente aridi, magari sempre più aridi, diventa sempre più difficile e comporta un maggior consumo di acqua. Tant'è che vedete che il grafico della richiesta di acqua per l'agricoltura è in grande aumento, e si stima che in futuro tra il 15 e il 35% dei prelievi d'acqua non saranno sostenibili, nel senso che non saranno praticabili, no? E quindi sarà anche un problema poi per la produzione agricola. E questa è la mappa dello stress idrico, vedete che interessa una larga fetta, no, della terra, in paesi anche molto, molto abitati, no? Densamente abitati, quindi diventa un problema per miliardi di persone. Un altro problema è quello del disboscamento delle foreste e la ricerca di nuove terre, no? Da destinare all'agricoltura. I danni che stiamo facendo sono enormi. Queste sono le foto della foresta amazzonica, no? Vedete come sistematicamente si comincia a tagliare e si allarga sempre di più l'area, e vedete come la deforestazione ha poi questa fine, cioè per l'agricoltura di sussistenza, per l'agricoltura locale,
è una fetta molto piccola di superficie che viene usata. La maggior parte va destinata all'allevamento di bovini, allevamento di bovini che poi fornisce materiale per il nord del mondo, tra virgolette, no? Quindi è abbastanza significativo. Il taglio di alberi per legname rappresenta una fetta minuscola, no? Questi sono i chilometri quadrati deforestati per anno. Partiamo dall'88, vedete che ci sono dei picchi enormi, cioè si parla di un'area come l'Austria tutti gli anni, un'area, cioè ci sono dei picchi molto più alti e molto più bassi. La politica adesso degli ultimi governi brasiliani sembra che abbia molto contenuto, ridotto. In effetti vedete che c'è stata una diminuzione abbastanza veloce, no? Il problema è che tutti guardano magari alla foresta amazzonica perché è l'esempio più eclatante, no? Quello che tutti conoscono, tutti hanno sotto gli occhi. La realtà è che moltissime altre foreste di questo genere stanno subendo la stessa fine. Questa è, ad esempio, quello che sta succedendo in Borneo, no? Il Borneo, qui solo per la coltivazione della palma da olio. Tutto questo sta avvenendo solo per la coltivazione della palma da olio che poi usiamo noi, no? Quindi è sempre... Vedete che le previsioni per il 2020 sono... Ormai ci siamo, il 2010 è passato, il 2020 è qui e praticamente ce lo siamo giocato, no? Senza considerare che poi questo tipo di problemi di uso del territorio ne provoca poi a catena tutta una serie di altri problemi che porta alla desertificazione, tutto sommato, cioè alla perdita proprio della capacità biologica del terreno, no? È terreno che viene lasciato esposto, nudo, perché vengono fatti gli incendi, viene trattato nella maniera peggiore possibile e poi le forti piogge, visto che siamo in zone equatoriali, dilavano via tutto lo strato superficiale del terreno, che è quello più importante, no? Per cui si perde proprio la capacità del suolo di rinnovarsi, no? E questa è desertificazione, perché è un fenomeno di degrado, ma buona parte di questi fenomeni sono poi dovuti allo sfruttamento che si fa. E questo sfruttamento è vero, succede in questi luoghi in cui viene deforestato, ma succede anche nella nostra agricoltura. Cioè l'uso che facciamo del territorio con le lavorazioni, con diserbanti, con trattamenti, no? Comunque alla lunga ha impoverito il nostro suolo. Ha impoverito il nostro suolo, tant'è che questa è una mappa dell'erosione abbastanza recente in Italia. Cioè, vedete che nelle zone più scure si parla di oltre 50 tonnellate ad ettaro di terreno che viene tolto, che viene portato via dalla pioggia. 50 tonnellate sono una quantità enorme, no? E succede dappertutto, bene o male. Ci sono delle zone magari più stabili, delle altre meno stabili, ma è un fenomeno che avviene ovunque. Ovunque venga lasciato del terreno scoperto, no? Come succede spessissimo, no? Si raccoglie magari il grano, poi si fa l'aratura, si lascia lì il terreno nudo, magari fino alla primavera successiva. 8-9 mesi il terreno esposto alla pioggia, senza niente che blocchi questo ruscellamento dell'acqua e l'effetto che può avere sul suolo, e resta lì. Non è una cosa molto logica, se vogliamo, no? Il suolo andrebbe comunque protetto. E questi sono i risultati che otteniamo. Si può vedere anche da questo, no? Questa è la percentuale di carbonio organico, quindi di sostanza organica, nei suoli europei. Vedete che ci sono delle aree... Ok, cioè parte della Sicilia in grigio ha dei seri problemi dovuti magari al cambiamento climatico, al riscaldamento e quindi a tutta una serie di fenomeni atmosferici che facilitano questa cosa.
ma quell'area grigia nella pianura padana evidentemente ha un'origine diversa, ha un'origine solo antropica, è l'attività dell'uomo che porta il terreno a desertificare, cioè a perdere questa capacità. Ci sono aree della pianura padana in cui se non fai l'aratura perché hai calpestato il suolo prima, non fai le concimazioni, i diserbi e soprattutto l'irrigazione, che sono terreni improduttivi, cioè non hanno la capacità di far nascere nulla, no? E quindi è diversa la situazione, no? Ma è un problema che riguarda moltissime aree coltivate subiscono questo processo. Guardate un po' in giro, tolte le Alpi e altre zone di foresta, no? O di brughiera della Scozia, cioè tutto il resto è poverissimo di sostanza organica. E la sostanza organica è l'elemento che permette comunque al terreno di trattenere l'acqua. E questa, di conseguenza, è la carta della desertificazione dell'Italia. Vedete che non siamo messi molto bene. Adesso, probabilmente qui in Puglia ci sono anche problemi poi relativi proprio alla mancanza d'acqua, no? O al fatto che molte falde cominciano è cominciata ad entrare dell'acqua salata, no? E quindi diventa inutilizzabile la conformazione del territorio, tutto quello che vuoi, ma non può anche non esserci l'attività dell'uomo in queste cose. Vedete che ci sono aree che sono molto in difficoltà, tutta la parte nord, cioè evidentemente è l'attività dell'uomo. Se a distanza di pochi chilometri cambia la situazione, evidentemente c'è qualcosa di oggettivo, c'è qualcosa che è l'uomo a provocare, no? Guardate la pianura padana, cioè è una cosa impressionante, come l'acqua c'è, il terreno non è malvagio. È chiaro che se intervieni pesantemente in continuazione con trattamenti, no, a ridurre la capacità del suolo, i risultati che si ottengono sono poi questi. E questa comunque è la situazione mondiale. 7 miliardi di persone diventeranno 9, almeno le previsioni dicono, per il 2050. Dargli da mangiare comincia a diventare un po' problematico, no? E comunque diciamo che c'è questa disparità, no? Il benessere di alcuni è dovuto naturalmente solo alla possibilità di sfruttarne degli altri, cioè ce ne sarebbe per tutti, ma se qualcuno consuma troppo, qualcun altro ne deve consumare di meno. E si creano tutta una serie di assurdità, cioè la fame nel mondo, che era comunque diminuita grazie all'impegno, eccetera. Comunque col passare degli anni questo impegno è venuto meno e siamo tornati a un livello di persone in condizioni di denutrizione che supera il miliardo, cioè una persona su 7, non è poco. Per non parlare di queste cose, cioè 1 miliardo e rotti di persone che soffrono la fame e 1 miliardo e più di persone che invece ha dei problemi per eccesso di alimentazione. Se andate a vedere il numero di morti, siamo lì. Quindi proprio un eccesso, un non vedere le cose come stanno, no? E cercare di ridistribuire questi beni che abbiamo a disposizione. Questi sono dei numeri della FAO, ad esempio, 30 miliardi necessari per eliminare la fame, 10 per l'acqua, ne spendiamo 18 in prodotti di bellezza, 15 per acquistare profumi e ne spendiamo 1.750 per gli armamenti. Cioè, la fame è un problema ridicolo in confronto. Però l'impegno dei paesi che consumano molto poi va nella direzione degli armamenti, insomma, quindi è veramente una condizione. E vedete, questa è la
questa è la velocità a cui, quando dicevo prima sviluppo sostenibile, cioè ci sono voluti, non lo so, 10, 20, 30 mila anni da quando è comparso l'uomo nella sua forma più evoluta per arrivare a 1 miliardo di persone, siamo arrivati al 1800 e poi vedete che la progressione è esponenziale, no? 123 anni per raddoppiare, 33 per arrivare al terzo e via di seguito. Adesso cresciamo alla media di circa 80 milioni di persone all'anno. Vuol dire che in 12-13 anni fai 1 miliardo di abitanti in più. Non so come facciano a stimare che da qui al 2043-2050 cresceremo solo 2 miliardi, perché per il momento in questi ultimi 2 anni abbiamo continuato a mantenere quel trend lì, 80-90 milioni di persone all'anno, quindi ci arriveremo probabilmente molto prima e con degli effetti ancora più gravi. Sanno qualcosa che noi non sappiamo? Beh no, queste cose le sappiamo. I conti di San Fa, sarà qualche guerra fondale per fare. No, non... Vabbè. Quella è la soluzione finale, quando non si sa cosa fare si ricorre alla guerra, ma questo succede sempre. Il risultato però è questo, perché al di là della deforestazione, quindi di tutto il terreno che si guadagna, no, in termini di quantità di terreno lavorabile, resta poi il fatto che comunque una parte, no, la desertificazione avanza, pensiamo all'Africa subsahariana, per cui si perde del terreno. Nel bilancio il terreno è sempre lo stesso, tant'è che passare dagli anni 60 ad arrivare al 2030, vedete che la quantità di terreno prevista per ogni persona è praticamente dimezzata. E quindi se poi ti manca anche l'acqua, da quei 1600 metri di terra non ci tiri più fuori niente, no? Ma appunto sviluppare questa visione globale delle cose non è così semplice, no? Noi andiamo dritti, no, per la nostra strada, determinati, e prendiamo in considerazione le cose una alla volta, senza preoccuparci più di tanto. O, ad esempio, questa assurdità, questo è un calcolo fatto per quanto riguarda l'agricoltura negli Stati Uniti, agricoltura industrializzata, non è molto lontana dalla nostra, no? Quindi grandi spazi, macchine, concimi, tutto quello. Questo è il grafico che dice come sono distribuite le calorie necessarie per produrre una caloria di alimento. Cioè si spendono 7, 8, 10 calorie di energia, di input immesso in agricoltura, per produrne una di cibo. Questo è semplicemente stupefacente. Cioè, nessuna azienda, tra virgolette, potrebbe permettersi di investire 8 per ricevere 1. Eppure questa cosa si fa. Si fa perché molti di questi costi, no, il problema che sorge dai trasporti, che sorge dalle preparazioni, tutti questi prezzi non vengono pagati. Trasportare gli alimenti da una parte all'altra del pianeta ha un costo in termini di consumo di energia, che nel caso è il petrolio, che nessuno si preoccupa di pagare. L'inquinamento, cioè, è un problema? No, si continua, tanto mica lo devi mettere nel computo dei tuoi costi, no? Cioè, avere qui delle merci a dei prezzi accessibili che vengono dal Sud America, penso alla frutta ad esempio, in molti momenti, non ha nessuna, cioè economicamente è insostenibile. È un'economia basata sul debito. Lo so, e infatti è un problema che prima o poi viene al pettine, no? Il problema è del quando e se saremo preparati poi per questa cosa. E poi c'è il problema della diversità biologica. Vandana Shiva, immagino la conosciate, lei lavora molto su questa cosa e lei accomuna proprio il discorso dell'erosione della diversità biologica all'erosione della diversità culturale. Cioè la monocoltura
nelle campagne viene prima da una questione che abbiamo noi nel cervello, è una monocoltura della mente. Cioè non è che il contadino o i contadini decidono di fare quel tipo di azione, di coltivare una sola pianta perché gli viene, è che il sistema impone questa cosa, per cui diventa poi una conseguenza che viene applicata sul campo e si perde man mano tutta la diversità biologica che abbiamo. La biodiversità nel mondo, questa è la situazione, conosciamo forse un decimo delle specie che ci sono sul pianeta, o perlomeno le abbiamo catalogate, delle altre non sappiamo praticamente nulla. E vedete che noi poi siamo in un'area, quella del Mediterraneo, che è una delle aree più vaste in termini di biodiversità. E rischiamo molto, anche perché le previsioni sono queste. Cioè il riscaldamento globale, tutti i problemi che comporta per l'ambiente e per gli animali, la previsione è della perdita del 25% delle specie entro il 2050. 25% delle specie. Le previsioni che vanno più in là parlano del 50% entro il 2080. Perdere il 50% delle specie del pianeta è quasi non concilia con la presenza dell'uomo, non ci sta. Non ci può stare. Perdere tutta questa biodiversità e pensare che l'uomo possa restare non è possibile. E quindi è un problema che ci dobbiamo porre prima. E queste previsioni non sono così lontane o campate in aria. La perdita della diversità biologica è in atto, è un fenomeno anche naturale, diciamo, solo che negli ultimi anni si è velocizzato molto più di quanto non ci si aspettasse. No? Una specie vegetale non riesce a spostarsi se alla velocità con cui cambia il clima. No? Non si può, un uccello magari sceglie di non venire più a nidificare qui e trova un altro ambiente. Una specie vegetale è molto più lenta nello spostamento, per cui diventa poi conseguente il fatto che prima o poi scompare e si perde. Ecco, per cercare di capire, no, come ci mettiamo noi rispetto al e il nostro stile di vita rispetto alle risorse del pianeta o quanto siamo lontani dalla sostenibilità, c'è questo metodo dell'impronta ecologica, non so se lo conoscete, c'è il sito del Global Footprint Network su cui si può andare, si risponde a un po' di domandine e ti dice più o meno qual è la tua impronta ecologica, se sei buono, cattivo o cattivissimo, no? E però è un indicatore che mette in relazione il nostro stile di vita alla quantità di natura di cui abbiamo bisogno per sostenere questo stile di vita. Quindi è importante, perché ci dà poi dei numeri di questo tipo, no? Vedete, i paesi in rosso scuro, cupo, hanno bisogno di qualcosa come 10-11 ettari di superficie per vivere la vita che vivono, no? Man mano che il rosso si attenua ti avvicini a zero un ettaro, no? Quindi vuol dire che le persone che vivono in Nord America, Europa, eccetera, consumano una quantità, hanno bisogno di una superficie di suolo molto grande, no? Molto grande e molto spesso anche più grande di quanta non ne abbiano a disposizione. In questo grafico invece vedete questa linea di sinistra rappresenta i 2,1 ettari che ha a disposizione ogni abitante della Terra, e i paesi che stanno da quel lato sono quelli che ne usano di meno, i paesi che stanno da quest'altro lato sono quelli che ne usano di più. La linea in alto invece rappresenta la soglia del benessere, no?
Quindi vedete che chi ne usa di meno è tutto sotto quella soglia, quelli che ne usano di più invece sono largamente al di sopra, fino ad arrivare a occupare 9-10 ettari di superficie. Ma questo, ad esempio, per venire a noi più, no, più nello specifico, è la situazione in Europa. Cioè, in Italia noi consumiamo circa 4,2 ettari di superficie per avere a disposizione tutto ciò a cui siamo abituati, no? In realtà ne abbiamo a disposizione 1,5 e quindi siamo in deficit. E quel deficit lì è quello che pagano i paesi in via di sviluppo, no? Dove coltivano delle cose proprio perché arrivino poi in Europa. E questo vedete che la dice lunga, insomma, nel senso che ci sono paesi che hanno comportamenti diversi, ma vedete che comunque la media del mondo è già in deficit, insomma, quindi è un problema reale. Per arrivare poi alla fine a questo, non so se ne avete mai sentito parlare, in genere verso la metà di agosto, la fine di agosto, in questi anni si sente parlare di questo Overshoot Day, che rappresenta il giorno in cui praticamente ogni anno abbiamo consumato le risorse che erano disponibili per quell'anno. Cioè, l'anno scorso è successo il 20 di agosto, noi al 20 di agosto avremmo dovuto chiudere baracca e non consumare più niente per restare in pareggio, no? Invece ci stiamo anticipando tutto ciò che c'è e ci dovrebbe essere per le generazioni future. Consumiamo molto di più di quanto non dovremmo. Ma vedete che nel giro di 20 anni questa soglia si è spostata di 2 mesi praticamente. Quindi è un'accelerazione proprio. Adesso abbiamo bisogno di almeno un pianeta e mezzo, quasi due, no? E se sommiamo questo anticipo che noi ci stiamo prendendo, nell'arco di 50 anni significa che abbiamo fatto dei danni irreparabili, non resta più molto. E poi dopo ci sono anche le impronte ecologiche per gli alimenti, e qui vedete che la situazione è così, cioè allevamenti e carne sono dei prodotti che dobbiamo dimenticare, non esiste. Se tutti gli abitanti del mondo consumassero, non dico la quantità di carne che consumano gli statunitensi, ma non credere, guarda che comunque come media nazionale siamo sugli 80 kg. Se 1,4 miliardi di cinesi si mettono a consumare 80 kg di carne all'anno, non ce n'è per nessuno, no? Quindi è proprio, ma vedete che l'impronta ecologica è completamente diversa, cioè ottenere della frutta e ottenere della carne bovina ha una disparità enorme, no? Se andiamo poi a vedere anche la piramide alimentare, cioè si ribalta completamente, no? Tutto ciò che noi dovremmo consumare in quantità ridotta in realtà ha un impatto ambientale molto alto, e viceversa. Insomma, questo la dice lunga anche sul tipo di alimentazione che dovremmo tenere, che dovremmo avere. Cioè, non serve andare indietro di un secolo, basta che andiamo indietro di qualche decina d'anni, le abitudini alimentari erano completamente diverse. Anche perché poi c'è lo stesso discorso, vale per l'acqua. No? La piramide alimentare e il consumo di acqua per gli alimenti, vedete che si ribalta completamente, insomma. Quindi è un fenomeno molto importante. La sostenibilità per arrivare ad avere veramente una situazione sostenibile, non basta che noi cambiamo i metodi di coltivazione che facciamo. Cioè, bisogna che cambiamo innanzitutto noi stessi, no? Bisogna che cambiamo le nostre abitudini, perché siamo noi poi alla fine i primi, no? I primi consumatori. Quindi le buone pratiche ben venga, per carità, cioè non usare pesticidi, non usare,
ben venga, ma se poi non cambi le tue abitudini, è chiaro che quell'alimento da qualche parte ti arriva comunque, no? E in termini globali questo è molto pesante, proprio perché viviamo a spese di altri. Una politica di sviluppo sostenibile, anche qui sviluppo sostenibile, ripeto, non mi piace molto, però è così. E si tratta innanzitutto di assumere la responsabilità, di assumersi le responsabilità. Non possiamo chiudere gli occhi e far finta di niente. Cioè questi dati, queste cose ci sono, si sanno, se ne parla, perché col tempo si è cominciato a parlare anche di questi problemi, per cui bisogna che ce le prendiamo, no? E poi tener conto che per una politica di sviluppo sostenibile nessuna delle tre dimensioni che abbiamo visto prima, cioè la responsabilità ecologica, economica o sociale, deve prevalere sulle altre. C'è un punto di contatto tra questi tre elementi e quello è il punto giusto su cui agire e a cui arrivare, no? Integrare lo sviluppo sostenibile in tutti i processi e le politiche. Non possiamo pensare di andare avanti a sviluppare queste politiche. Adesso poi parleremo anche delle politiche agricole della CEE, senza tener conto di questo fatto. Cioè non si può chiudere gli occhi a tutti i livelli, no? Migliorare il coordinamento e soprattutto realizzare lo sviluppo sostenibile in modo partenariale. Cioè tutti devono concorrere a questo aspetto. Ci sono direttive che magari vanno in questa direzione, ma che poi in termini di applicazione non mantengono esattamente la filosofia, per cui bisogna che poi ci sforziamo noi, no, di fare in modo che quello che era l'input dato venga tradotto nella realtà, perché strada facendo si perdono molte cose, ci sono molti interessi in gioco e moltissimi non sono disposti a rinunciare a nulla, quindi bisogna fare in modo che sia una cosa che ci riguarda tutti. Bene, per il momento mi fermo un attimo, vorrei passare alla presentazione successiva. Che ore sono adesso? Io pensavo stare qui 5 ore di seguito, sarà impossibile. Facciamo 40-45 minuti, pausa e poi riprendiamo, perché così almeno stiamo un po'... siamo in orario adesso? Che ore sono? Le 4, ci stiamo? Dai, va bene. Così poi vi volevo far vedere due cose delle città di transizione e poi dopo cominciamo con la parte più interessante. Dai, 10 minuti. Bene, prima di passare poi a un discorso più che si avvicina sempre di più all'argomento, volevo farvi vedere giusto due cose sulle città di transizione. Questa è la definizione che si dà del movimento di transizione. Quindi il traghettare la nostra società industrializzata da questo modello economico a un modello diverso, no? C'è il concetto di resilienza in particolare che è importante. La resilienza è la capacità di un sistema di assorbire uno shock esterno senza perdere la propria funzionalità, no? Quindi è la capacità di adattamento, la risposta. Le cose che vogliamo mettere in evidenza, perché sono poi i problemi importanti, sono due in particolare, questa, e su questa direi che non ci sono, è inutile spendere parole, ormai è un dato di fatto, una certezza ed è conosciuto da tutti. E poi c'è questo problema, questo è un altro grande problema, non se ne parla molto, non se ne parla molto, ma è una realtà. Picco del petrolio non significa che il petrolio è finito, significa che siamo arrivati al massimo, no, della capacità di estrazione dell'insieme del petrolio che c'è sulla Terra. Ne stiamo usando
circa 85-90 milioni di barili al giorno, ed è una quantità enorme, cioè, e soprattutto questo grafico qui vi fa vedere come la domanda in rosso cresce, no? La produzione, adesso siamo in quel plateau all'incirca che è alla sommità di questa curva e siamo ancora lì, calerà sicuramente, ma soprattutto il problema è che non vengono scoperti nuovi pozzi petroliferi. Quindi la risposta a quella domanda crescente non ci potrà essere. E questo è un grosso problema, perché da qui deriva tutto il nostro benessere, deriva tutto, no? Deriva i fertilizzanti, derivano i concimi, deriva il gasolio per i trattori che usiamo, deriva praticamente tutto. E quindi se ci viene a mancare questa cosa, oppure se c'è ma è disponibile a un prezzo molto alto, cambiano anche i nostri costi di produzione. Fondamentalmente, perché non riusciamo a uscire da questa crisi? Perché negli anni dal dopoguerra fino ad arrivare agli anni 90, tutta la crescita economica dei paesi sviluppati è stata attuata grazie al petrolio, che mediamente viaggiava ad un costo di circa 20 dollari al barile. No? Dopo la guerra del Golfo, dopo le varie cose che sono successe, il prezzo adesso è intorno ai 100 dollari al barile. Allora, ci sono economie, magari come quella cinese, dove la gente viene pagata zero e che riesce a sostenere dei costi così alti. La nostra economia non può sostenere un costo per un materiale così importante e così alto, e quindi noi siamo ancora giù nella crisi, affossati. E di conseguenza poi abbiamo visto la popolazione, eccetera, problemi come il picco del suolo e il picco dell'acqua. Cioè siamo veramente in troppi e non ce la facciamo. Queste sono un po' le cose, no, di cui poi andremo a parlare nei prossimi giorni e le vediamo insieme. Questa qui, diciamo che è una definizione un po' più, come dire, un po' più propositiva, no? Cioè, ridurre la propria dipendenza dal petrolio, produrre resilienza, ricchezza e benessere. Dimentichiamoci la parola crescita. Dimentichiamocela. Cioè, non cresciamo più in termini di economia, non cresciamo più. Non ce n'è. Non ce n'è più. Se andiamo a fare un calcolo dal 2000 a oggi, facciamo una somma algebrica del PIL, siamo a meno 5. Cioè non stiamo crescendo, cioè non è vero che, no, che per lo sviluppo, per il benessere ci vuole la crescita, non è vero. Abbiamo perso una buona parte delle nostre capacità, certo, forse viviamo meno bene di alcuni anni fa, ma tutto sommato non è che possiamo lamentarci. Cioè il benessere non è legato alla crescita. E questo è importante, insomma, proprio perché se dobbiamo anche considerare la sostenibilità delle risorse, non ci stiamo. E poi l'altro grande argomento è questo qui, la perdita della biodiversità, la perdita di patrimonio genetico. Abbiamo detto il clima, certo, tutto quanto è possibile e immaginabile, ma c'è anche una questione proprio pratica dell'opera dell'uomo. Questo grafico qui, ad esempio, rappresenta in alto, ci sono i semi che venivano commercializzati negli Stati Uniti nel 1903. No? Per ognuno di questi rami vedete che c'è un numero, 544 tipi di cavoli, eccetera, eccetera. 80 anni dopo, nell'83, quindi 40 anni fa, no? Vorrei farvi notare, magari la situazione nel frattempo è peggiorata ancora, vedete che di tutte quelle specie che erano in vendita ne rimangono solo quelle lì, un numero minimo proprio. E questo è dovuto al fatto che comunque, soprattutto, il cambiamento della distribuzione, la grande distribuzione impone dei tipi, impone delle preferenze, impone delle scelte che sono quelle, per cui riduce il numero di piante che poi vengono coltivate. Se voi pensate al mercato delle mele in Italia,
no? Sono quattro mele. Una nazione come la nostra, che aveva ogni comune in altro Po aveva il suo tipo di melo caratteristico, se andate a vedere adesso nei negozi, quattro mele sono: le Golden, le Red, la Fuji e poi magari la Renetta, che è canadese, non è neanche del Trentino, no? Cioè abbiamo perso proprio tutto il nostro patrimonio genetico di quel tipo di pianta, è sparito. Adesso si fa tanto il tentativo di riportare in auge questo tipo di piante, però cioè, chissà quante ne abbiamo perse, insomma. Quindi è anche opera nostra. E poi soprattutto vedete a cosa ci siamo ridotti. Cioè, se è vero che sono state usate 10.000 specie di piante per l'alimentazione, oggi siamo ridotti che riso, mais, grano e patate costituiscono oltre il 50% della fornitura alimentare e solo 30 il 90%. Ma questo che cosa significa anche? Che in termini di controllo è molto più facile. Se qualche multinazionale, poche, hanno in mano il controllo di quelle sementi, diventa molto semplice. Un conto è controllarne 10.000, un conto è controllarne 150, per non parlare di 4. No? Sono queste poi alla fine le piante che danno tutte le calorie per l'alimentazione. Quindi è un problema che ci riguarda veramente da vicino. Senza contare che tra tutte le migliaia di piante che abbiamo perso, no? Magari c'era quella giusta che poteva rispondere nei prossimi anni alla crescente mancanza d'acqua. No? Fra tutte le piante da orto che sono state perse nel nostro paese, magari ce n'erano alcune che vivevano con una quantità di acqua molto minore e poteva tornare utile. Magari non era produttiva come le nuove varietà, però cioè, in mancanza di acqua voglio vedere chi ce la fa. Cioè, le piante, gli ibridi che ci vendono adesso, no? Sono piante che sono state create per avere condizioni ben precise. Cioè gli ibridi che seminiamo e piantiamo adesso in agricoltura sono piante che se non hanno l'acqua, se non hanno il concime e un terreno preparato per bene, non entrano neanche in competizione con le vecchie varietà. Per cui se tu non hai la capacità di fornire tutte queste cose, di queste sementi non te ne fai nulla. Allora invece recuperare, no, questo tipo di cose invece è importante, perché tra le tante magari c'è quella giusta che ci servirà al momento giusto. E poi vedete, questa è una tabella della FAO di come viene divisa l'attività agricola, no? Cioè i sistemi a alto input di energia, medio input o basso input di energia. Ci sono i sistemi perenni, naturalmente, che richiedono minore energia. No? Cioè, la coltivazione di alberi da frutta o comunque di piante che hanno dei cicli molto lunghi richiede un'energia minore. Se un seminativo invece ha bisogno di essere lavorato in continuazione, per cui alla fine l'energia che tu immetti nel sistema, no, arriva a quelle famose 8 calorie di energia immesse per ricavarne una. E questo non è conciliabile, insomma. Quindi vedete che ci sono diverse possibilità. I pascoli, no? L'agricoltura biodinamica, l'agricoltura biologica, la permacultura. Non so se conoscete la permacultura. È messa lì impropriamente, non è un sistema di coltivazione, è più un sistema di progettazione di un sistema sostenibile, no? In cui l'uomo possa vivere, ma magari la vediamo più avanti. Io adesso attraverso una serie di presentazioni che ho trovato poi su internet, volevo entrare nel discorso un po' delle politiche agricole, di che cosa è stato fatto, di che cosa viene fatto, qual è la tendenza, no? Per capire un po' anche che tipo di interventi si può fare e come ci possiamo muovere. Innanzitutto una delle nuove
una delle nuove, come dire, dei nuovi temi che vengono proposti è quella delle filiere, no? Le filiere agroalimentari, cercando di accorciare queste filiere. E quindi che cosa fare per rispondere a queste domande, no? Quale tipo di politica? Le considerazioni da cui si parte sono queste: la volatilità dei prezzi agricoli, cioè il mercato è così, no? Non puoi avere la certezza di come sarà il mercato di un determinato prodotto per il momento della raccolta. Semini che il mercato ti dà dei valori, raccogli e i valori sono completamente diversi. E poi soprattutto c'è questo fenomeno che col tempo ha portato a una disparità proprio tra quello che guadagna l'agricoltore e il prezzo che poi trovi al supermercato, no, del prodotto, col prodotto in vendita. E soprattutto un altro problema molto importante è la perdita, la diminuzione del potere negoziale degli agricoltori. Cioè la concentrazione di grosse quantità, cioè l'intervento di grandi compagnie soprattutto nel mercato agroalimentare comporta tutta una serie di meccanismi per cui la forza del produttore viene sempre meno. Quindi la Commissione, quando ha poi preparato la nuova PAC, ha lavorato soprattutto su due concetti per le filiere: il ruolo dei produttori, quindi un rafforzamento rispetto al mercato, no? Con la concentrazione dell'offerta permette di strappare prezzi migliori, diciamo, questo in pratica, e poi soprattutto il miglioramento delle relazioni, cioè come arrivare a questa concentrazione dell'offerta, no? Associare i produttori in modo da avere delle dimensioni tali da poter dire la propria al mercato, nel mercato. E quindi lo spostamento proprio tra la politica precedente e quella a cui si cerca di arrivare è questa, no? Passare dai prezzi garantiti a un coinvolgimento di tutti i vari elementi della filiera, in modo che si gioca sulla partecipazione, sull'associazione di tutti i componenti per cercare di migliorare la situazione, no? Andare a un confronto soprattutto con la grande distribuzione che ormai la fa da padrone, che sia alla pari, no? e non subirne le necessità. Il controllo dell'offerta che si faceva prima, quindi i prezzi garantiti, le quantità massime, eccetera, si va invece a lavorare di più sugli agricoltori. E poi l'ammasso pubblico, che è una politica che non si può veramente più fare, è quella di invece si può ovviare con un maggiore equilibrio delle forze in gioco. Per l'ammasso pubblico era la politica che era stata fatta fino a 10-15 anni fa, che c'erano queste organizzazioni attraverso europee che raccoglievano il prodotto, quindi pagavano comunque un prezzo garantito. Adesso poi lo vediamo. Tipo la storia, esatto, cioè raccogli tutto, poi metti sul mercato quello che serve e il resto va al macero. Era una forma di sostenere poi l'agricoltura che alla fine abbiamo visto che non ha pagato, non pagava poco allora e non ha pagato in generale. Comunque, riguardo al rafforzamento del ruolo dei produttori, si punta soprattutto sulle organizzazioni dei produttori. Queste sono delle forme, delle organizzazioni che erano state introdotte già negli anni 90, c'erano le associazioni dei produttori agricoli che sono evolute in questa forma. Poi vediamo anche che cosa si intende, perché il rafforzamento attraverso organizzazioni di questo tipo sottintende comunque una politica di grandi blocchi, cioè non si parla di piccole organizzazioni. Quando l'Unione Europea parla di organizzazioni dei produttori, parla di organizzazioni che fanno almeno
50 milioni di fatturato, cioè delle cose, delle realtà molto grandi, delle realtà che devono necessariamente, per essere riconosciute, avere una quota di mercato abbastanza grande. Quindi è qualcosa che va, diciamo, un po' troppo in là rispetto all'agricoltore singolo, no? Cioè è una... Il rischio è più o meno quello. Comunque poi vedete lo sviluppo delle filiere corte, i contratti scritti, questo sarebbe importante ad esempio arrivarci, nel senso che avere qualcosa di certo con le aziende, no, che ti comprano il prodotto, sarebbe importante. E questi sono i vantaggi che si potrebbe ottenere con una filiera corta, no? Aspetta che tolgo questo di mezzo. Cioè, questo permetterebbe comunque di avere, ad esempio, un rapporto diretto con il consumatore, no? Un aumento del prezzo di vendita, cioè staccare, non dico eliminare le figure intermedie, per carità, è chiaro che se tu riesci a vendere tutto direttamente al consumatore ne ricavi una bella differenza in termini di guadagno. Il problema è che molto spesso questo tipo di attività comporta un impegno che una singola azienda non può mantenere. Cioè, se ti devi occupare contemporaneamente di produrre, preparare e poi commercializzare anche il tuo prodotto, ti devi fare in tre o in quattro, insomma. Quindi lo possono fare solo grandi aziende, ma purtroppo la realtà dell'agricoltura italiana è diversa, no? Sono molte di più le piccole aziende, e quindi è importante che non pensiamo a queste cose come esclusive, no? Che eliminano le figure intermedie, il commerciante, per carità, poi c'è chi se ne approfitta, però non, i commercianti non sono il diavolo della situazione, no? Cioè, è esistito per moltissimi anni un tipo di distribuzione dei prodotti, di vendita dei prodotti, che prevedeva delle figure intermedie e, bene o male, anche la ricchezza in termini reali veniva in qualche modo distribuita, no? Certo, ma quello è un problema che non, la catena, diciamo, non funzionava bene, no? Adesso abbiamo altre realtà. Adesso, non lo so, forse c'era una ricerca sull'incidenza della grande distribuzione in Italia, no? Praticamente al nord circa il 60% delle merci, dei prodotti alimentari, viene distribuito nella grande distribuzione, quindi ipermercati e supermercati. Al sud sono lì la metà, no? E questo però, cioè, la dice lunga, la grande distribuzione impone dei prezzi, non viene al mercato, impone dei prezzi che naturalmente sono molto bassi, perché se non trovo qui, trovo lì, cioè loro ci mettono un attimo, no? E quindi succede che poi sei costretto a svendere il tuo prodotto. Una distribuzione diversa, che comprende delle figure intermedie, magari innanzitutto avvicina molto di più anche, le persone, mantiene bene o male la ricchezza sul luogo. Se la grande distribuzione, molto spesso sono poi delle aziende straniere, no? Tu vai a fare una spesa all'Ushan, no? Spendi 100 euro, alla fine di questi 100 euro, domani 20 sono rimasti qui, che sono gli stipendi e le materie prime. Gli altri 80 prendono il volo e se ne vanno da un'altra parte. Allora capite che è proprio uno svuotare la ricchezza di una regione, di un paese. Beh, questa è sempre sulla filiera corta, visto che si parlava di banane prima.
Ci sono anche dei costi, cioè quello che dicevo prima, un costo organizzativo, una logistica, c'è magari bisogno di investimenti, perché poi molto spesso vendere il prodotto così com'è, tal quale, ha un valore relativamente più basso, cioè se puoi fare una raffinazione, una trasformazione, già il prodotto acquista molto più valore, quindi c'è bisogno anche di investimenti e di competenze. E comunque, appunto, il punto debole è l'agricoltura per questi aspetti. È poco strutturata rispetto agli altri scomparti, ha quindi uno scarso potere negoziale e quindi c'è un declino del valore aggiunto. Il valore aggiunto, vedete questa tabella, in azzurro c'è la produzione agricola della silvicoltura e della pesca, in rosso c'è il fatturato delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. Cioè, vedete che negli anni questo differenziale si è ridotto, nel 2009 erano praticamente uguali. Cioè, l'industria alimentare delle bevande e del tabacco non fa altro che creare un valore aggiunto al prodotto, no? Cioè, lo lavora, lo prepara, lo trasforma e lo rivende. E quindi vedete che in termini di fatturato le cifre sono le stesse. E la perdita che abbiamo avuto negli anni è stata sempre maggiore. E quindi c'è ricchezza che viene, come dire, rubata al produttore, no? Vedete che la quota di remunerazione agricola è diminuita moltissimo dal 2000 al 2009. Siamo passati dal 25,6 al 20% per i prodotti freschi, per i trasformati ancora di più. Quindi è anche questo concentramento, no, della domanda nelle mani della grande distribuzione che impone determinati prezzi. Di conseguenza per l'agricoltore la remunerazione diminuisce. Quindi i bisogni sono questi: ristrutturare e riorganizzare e soprattutto sviluppare delle relazioni che permettano di mettere insieme la domanda e l'offerta. Non si può pensare di continuare a intervenire lasciando in mano tutta la grande distribuzione. I contratti scritti, e va bene. Ecco, vedete, queste sono alcune... La nuova programmazione della PAC punta molto su questi aspetti: costituzione di associazioni di produttori, sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, investimenti, i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, quindi il biologico, DOP, IGP, no? Cercare di differenziare la produzione. Tra i prodotti agricoli sono quelli che hanno perso meno in termini di valore, che hanno aumentato la quota di mercato magari. E poi si punta molto sulla cooperazione. Questo è l'altro grande elemento, no? Presta attenzione, perché sto per mostrarti una strategia di trading online potente, ma allo stesso tempo molto semplice, che mi permette di guadagnare 100 euro più al giorno. Anche secondo me, il sito migliore su cui usare questa strategia è BTG Option. La ragione è molto semplice: ha un'area per il trading molto ben organizzata e facile da usare, come vedrai tra pochi secondi. Ditemi voi, se avete... Se sei un nuovo utente, puoi registrarti in modo molto semplice usando il modulo sulla pagina iniziale o cliccando su Apri il tuo conto. Ho già l'account sul sito, adesso effettuerò il login per mostrarti come fare il trading con questa strategia. Perché questa è inserisco un po', il mio nome utente, sono le cose password ufficiali, e clicco su login. La politica ufficiale. Io dal mio punto di vista andrei in un'altra direzione. La piattaforma direzione, per il trading ma poi si sta ci caricando. Arriviamo magari, ecco, ci arriviamo magari. Come puoi insieme, vedere, ora sono nel sito. Nella parte sinistra dello schermo, in basso, puoi vedere il mio saldo attuale, 5.243 euro. Trasformano, ho iniziato circa due mesi fa con un deposito di 500 euro. Ho raggiunto 1.000 euro dopo solo 5 giorni di trading. Dopodiché ho deciso di prelevare 500 euro e tenere il saldo restante sul sito per continuare a fare trading.
due mesi dopo, questo è il mio traguardo, 5.000 euro, non male, no? Tipo di analisi. Ora, lascia che ti mostri come ci sono riuscito. Ci sono questi qui sulla sinistra puoi vedere tutte le azioni che scambieremo per guadagnare. No? Puoi notare qui che la prossima scadenza per tutti questi trader è alle 17.30. Al momento, come indicato sul lato destro dello schermo, sono quasi le 17.21. Ciò significa che gli scambi che apriremo adesso chiuderanno in circa 9 minuti. E poi lascia che ti mostri la strategia che ho usato per guadagnare su BTG quasi ogni giorno. Rigidità della domanda. Inizio cliccando sulla prima azione euro-dollaro. Ma anche una bassa elasticità. Il grafico sulla sinistra indica che questo cambio valuta ha un trend neutrale. Significa che il prezzo si muove essenzialmente lateralmente. Ed anche se sembra che stia diminuendo, non è un cambiamento grande abbastanza per scommettere. Quindi salto sempre grafici come questi. A vendere il prossimo è su sterlina dollaro. Questo fanno, grafico no? sembra uguale a quello di prima. Il prezzo dell'insieme sta diminuendo leggermente, ma come prima non è un movimento abbastanza grande da permettere una decisione. Quindi salto anche questo. Aumentare il prossimo è il Dow Jones. Questo è quello che chiamo un trend negativo ed è molto più definito degli altri due grafici che abbiamo visto. Basta confrontare il prezzo di partenza. Non puoi cambiare così velocemente, no? Il tuo schema produttivo e dire passo ad un'altra cosa, ha una stagionalità tale per cui tu sei costretto comunque, la deperibilità, insomma ci sono tutta una serie di fattori per cui il prodotto agricolo è abbastanza delicato da trattare, da proporre sul mercato, no? Cioè non sono piatti o mattonelle che vendi quando puoi e quando vuoi, aspetti, metti via. Quelle, quando ce l'hai pronto devi poi vendere. E ci sono due linee di interventi. Ci sono gli interventi diretti che quindi come dire, intervengono direttamente proprio sulla produzione, sugli elementi della produzione, quindi sulla stabilizzazione dei prezzi, sull'aggiustamento della produzione, eccetera. E poi una serie di interventi invece diretti che vanno come dire, a lavorare sul rapporto tra i produttori e sul rapporto tra produttori e acquirenti. Ed è un po' il tema che diciamo, accomuna il passaggio dalla prima alla seconda, è quello che è successo un po' negli anni con la politica europea. Se andiamo a vedere tutti gli interventi diretti, vedete, sono poi interventi, a parte quelli dei dazi, che quello è un'altra cosa, cioè il WTO e gli accordi commerciali che sono un'altra cosa, ma sono tutte misure che in passato erano le misure del passato, no? Il sostegno e stabilizzazione dei prezzi, il prezzo garantito, cioè tutte queste cose che in realtà si è visto che non fanno bene. No, non fanno bene, oppure gli ammassi pubblici, no? Oppure ancora le quote, no? L'aggiustamento della produzione mediante le quote di produzione ha creato più danni che benefici. Esatto, ormai non puoi più, ma non puoi. Certo, è impossibile, così come è impossibile pensare di, cioè le quote di produzione, cioè l'Unione Europea adesso si è abbassato questo limite, spende solo un terzo del bilancio annuale nei sostegni all'agricoltura, cioè, cominciano a esserci situazioni abbastanza pericolose in termini di povertà in alcuni paesi europei, per cui forse bisognerà dirottare tutta una serie di benefici anche ad altri settori, no? E quindi non si può pensare che questa cosa duri molto a lungo. Oppure il non coltivare la terra, cioè tu non coltivi, riduco la produzione di una determinata merce di cui ce n'era un eccesso e ti pago per tenere il terreno non coltivato. Insomma, è abbastanza strano, non suona molto bene. Comunque, vabbè, qui andiamo poi a vedere tutti i vari, tutti,
caso per caso, no, quello di cui parlavamo, e anche questa, gli aiuti forfettari come venivano intesi erano per ettaro o a capo, indipendentemente dalla produzione che facevi. Per cui uno proprio non era neanche stimolato, no? non era proprio un bel lavoro. E poi vedete questa parte invece delle quote è stata utilizzata moltissimo nel settore del latte, dello zucchero, diminuire la quantità delle uve e dei vini, no? Con il divieto di nuovi impianti. Cioè sono stati cercati un sacco di mezzi per riuscire a contenere questi prodotti, il set aside, oppure anche i premi di estirpazione, gli aiuti alla riconversione, alla trasformazione merceologica. Cioè si è lavorato molto su queste cose. In realtà quello che si sta facendo è si cerca di spostare la politica verso questo tipo di misure, gli interventi indiretti che permettono di dare più potere all'agricoltore, alle organizzazioni degli agricoltori, no? In modo che riescano comunque ad avere un reddito da questo lavoro. E quello che si cerca di fare è promuovere la cooperazione e l'associazione dei produttori. Questo sarà poi il futuro della politica agricola. Se andiamo a vedere come viene intesa, vedete acquisizione di una massa critica che consenta di poter attuare e gestire il marketing della produzione, cioè dei gran paroloni, però insomma vuol dire che se ti metti insieme e fai un bel gruppone, alla fine il tuo prodotto riesce a piazzarlo bene. Determinare un volume di affari che consenta di investire in attività di ricerca, no? O di sviluppo, di innovazione, cioè tutte cose che un singolo non può fare. In termini concettuali è giusto, no? È giusto, nel senso che sono delle azioni positive. Il problema è che, come dicevi prima, rischi di riprodurre poi, no, delle aziende che si comportano allo stesso modo sul mercato. Cioè, se hai una dimensione tale da poter influire, poi rientri nello schema, no? Sconvolgi tutte le cose. Il pomodoro... Sì, scusa. È acceso? No, volevo chiedere, cioè questi discorsi, il discorso di determinare un volume d'affari che consenta di investire in attività di ricerca e sviluppo, la ricerca e sviluppo viene intesa anche in termini, appunto, come diceva lui, di globalizzazione dei mercati, ma anche di globalizzazione dei gusti, per quello che si diceva prima, delle mele che sono soltanto diventate quattro tipi, quelle che abbiamo sul mercato, ma addirittura arrivare a far diventare i prodotti de plastica, perché ormai mangiamo cose che non hanno, cioè si comprano mele che non sanno di niente, le pere ormai sono immangiabili, sono tutte dure, non ci sono più le pere, non so che cosa stanno combinando con questa ricerca e questo sviluppo, e questa è la ricerca e sviluppo di cui si parla. La ricerca e sviluppo che si intende probabilmente è questa. No, probabilmente è questa. È importante che se ne parli. Poi la stessa politica probabilmente introdurrà, forse l'obbligo è una parola un po' grossa, ma andrà nella direzione della lotta integrata, ad esempio. Quindi non tutto viene per nuocere, cioè qualsiasi passo in una certa direzione va bene. È chiaro che innovazioni di processo e di prodotto significa proprio anche magari andare a cercare delle caratteristiche, dei prodotti con caratteristiche particolari, e speriamo di superare questo prodotto finto, no? Uno dei pilastri, diciamo, di questa nuova tornata della PAC è il biologico, o comunque la qualità dei prodotti, no? E quindi
diciamo che ci si è resi conto che è una necessità, anche perché poi si accompagna con tutte quelle che sono le misure verdi, no? Una buona fetta dei, del sostegno viene data con la realizzazione di con la destinazione di una percentuale delle, delle aziende a, al verde, a siepi, a, ad altre strutture permanenti che vanno, come dire, che riportano un po' indietro la nostra agricoltura, cioè tutte le siepi che abbiamo finito di togliere l'anno scorso, dall'anno prossimo magari le ripiantiamo, giusto per cercare di ricreare un po' l'ambiente, perché obiettivamente ci si è resi conto di questa mancanza di biodiversità, no? Cioè avere tutto raso, senza niente in mezzo, può essere funzionale, ma non è così efficace, no? Quindi reintrodurre queste misure può servire. Vabbè, cioè sono poi tutte, vedete, sono poi tutte, come dire, tutti elementi che vanno a influire sulla, sulla capacità di queste organizzazioni di influire sul, sull'offerta, no? Di programmare l'offerta, di adeguarla nei modi e, ne, e nella quantità alla domanda. No, si tratta praticamente di andare poi al confronto con l'altra parte, con la distribuzione, con una capacità e un potere diverso, no? Andarci in 10 è un conto, andarci uno solo che rappresenta i 10 produttori è diverso, insomma. Lì, vi stavo dicendo prima il caso del, del pomodoro da conserva, no? Una delle più grandi organizzazioni di produttori che abbiamo in Italia è quella che fa riferimento alla zona di Parma, in cui c'è questa organizzazione di produttori agricoli che è gigantesca, praticamente avrà una quota di, non dico metà mercato italiano, ma quasi, e sono loro che fanno il prezzo dei, dei pomodori praticamente, no? Lo lavorano, cioè lo coltivano e poi lo trasformano. Cioè, è molto facile così. È chiaro che si, si tratta di una situazione che è nata già, come dire, in forma associativa, no? Cioè, le cooperative che hanno cominciato a lavorare il pomodoro già negli anni 50 hanno poi man mano sviluppato questa capacità di mantenere, no? Questo assetto associativo, cooperativo, per cui alla fine sono diventati molto forti. Beh, molto, molto spesso produttori, le organizzazioni dei produttori, molto spesso poi questi diventano anche trasformatori, perché è poi il passaggio successivo, è il passaggio che dà valore alla tua merce, no? Questo come produttori, cioè proprio l'organizzazione dei produttori ha questo ruolo. Poi una parte viene anche trasformata, ma in quel senso poi invece entrano in, in azione le aziende proprio, no? le aziende agroalimentari, non direttamente i, i coltivatori. Queste erano le associazioni di cui vi parlavo fino agli anni 90, e poi vabbè, c'è questa cosa dell'economia contrattuale. Passo alla successiva, velocemente, proprio per parlare delle organizzazioni dei produttori. Sono come dire, regolamentati dal decreto legislativo, hanno tutto un loro iter, sono già, come dire, delle entità riconosciute, formate, lo scopo è quello di concentrare e commercializzare la produzione dei soci, no? E possono essere, questi qui sono i punti più importanti, assicurare la programmazione e l'adeguamento della domanda, l'adeguamento della produzione alla domanda, ridurre i costi di produzione, promuovere pratiche tecniche produttive ecocompatibili, partecipare alla gestione, cioè tutte cose che può fare una realtà molto grossa.
se volete, poi vi do i file delle slide, così ce li avete tutti lì, senza... Cioè, sono tutte cose da organizzazioni molto grandi, no? Realizzazioni di iniziative relative alla logistica, tecnologie innovative, insomma, si tratta di organizzazioni molto, molto importanti. E vengono definite poi settore per settore, dando anche dei limiti minimi di fatturato. Cioè, ad esempio, nel caso delle organizzazioni ortofrutticole devono avere tipo 40-50 milioni di fatturato, quindi delle potenze, no? Che riescono a gestire bene tutti questi passaggi, perché pensare di andare a lavorare sulle iniziative della logistica, adottare tecnologie innovative, significa avere poi anche una capacità, insomma, no? di intervento. Però io quello che volevo farvi notare è come si arrivi alla conclusione che poi cos'è allora una OP, no? un'aggregazione di produttori agricoli per una gestione comune e democratica della produzione e della commercializzazione dei prodotti degli associati. Di fatto una OP è una cooperativa. Cioè, mi sembra completamente fuori luogo fare un'affermazione del genere. La fa la Conf Cooperative, non so se vedi scritto lì in alto, no? Quindi cercare poi di mischiare le carte non è così semplice. È vero che una cooperativa ha una gestione democratica che fa gli interessi dei produttori agricoli, però non è la stessa cosa. Una cooperativa non deve per forza raggiungere un fatturato minimo, cioè non è detto perlomeno, no? Beh, soprattutto nello spirito della cooperativa non sarebbe quello il fine e lo scopo, no? E vedete che comunque alla fine queste OP sono poi in definitiva sono società cooperative o i consorzi. Ma adesso la regione Puglia è una regione che in termini di cooperazione è abbastanza importante. Cioè, ci sono molte cooperative. È una regione abbastanza, in termini numerici, abbastanza avanti, insomma, in Italia. Io vengo da una regione dove questo processo, cooperative e trasformazione dei consorzi di cooperative, invece è molto avanti. Ma la cooperativa ha un senso diverso. Cioè, molto spesso... Ed è questo secondo me l'errore fondamentale, è usare la cooperativa come forma giuridica, perché ti permette tutta una serie di operazioni, no? Cioè i soci, avere tanti soci eccetera, quando sarebbe meglio se tu fossi una società per azioni, sarebbe meglio, no? Perché poi tutto sommato sono operazioni che vengono fatte appunto per fini commerciali, e di tutto quell'aspetto mutualistico, no, che dovrebbe avere la cooperativa non c'è più niente. Per cui è questo un po' il limite, no, di queste politiche: spingere in una direzione, creare queste grosse organizzazioni, tentare di far passare che queste organizzazioni siano delle cooperative, non ha senso. Non ha senso. Cioè, parliamo di associazionismo, va bene, ma che restino delle cose diverse. E invece vedete che comunque queste organizzazioni di produttori sono, per la maggior parte, sono cooperative, no? Vabbè, si chiama cooperativa, ma non sono cooperative. Si chiama cooperativa, però voi capite... Sono forme più imprenditoriali. Cioè, vi dico la verità, se voi dite cooperativa in Emilia-Romagna, non hai detto una bella cosa, no? Nel senso che molto spesso le cooperative, c'è poco da fare, lì le cooperative rappresentano il potere, tra l'altro, no?
Per cui il potere di solito ti sta dall'altra parte e quindi è un po' difficile rapportarsi con queste realtà che a parole magari hanno tutti gli scopi e tutti i fini delle cooperative, sono tutti bravissimi, a parole si sa che è così, no? Poi nella realtà dei fatti è diverso, insomma. Quindi sì, assolutamente. Per cui, insomma, ecco, questa cosa volevo farvi notare, come cooperativa uguale OP, insomma, volevo farvi notare come questa tendenza della politica, della nuova politica, poi a cercare di lavorare sulle organizzazioni dei produttori non sarà poi così entusiasmante. Nel senso che se finisci poi per aderire o per entrare in una situazione in cui la gestione è comunque piramidale, perché è questo che succede, no? Cioè finisci per essere parte di un sistema in cui poi il singolo, per carità, cioè la decisione democratica assolutamente, però poi alla fine le cose funzioneranno come un'azienda che invece ha degli interessi diversi, no? Tant'è che, insomma, la cooperativa deve sempre rimanere tale, ma è opportuno che assuma una funzione in più con lievi modifiche statutarie. Cioè, allora dilla tutta, no? Cioè, fai un'altra cosa che così abbiamo fatto prima, insomma, non mi sembra. Un altro, che ore sono? Le 5? Pausa.